Da circa un anno in AIDA avete dato vita a una unit che si occupa di marketing strategico. Tu ne sei a capo, forte della tua esperienza nel marketing delle aziende, insomma, da Henkel a Bonduelle e ultima esperienza in Sirom. Perché è stato necessario? Insomma, è anche vero che oggi, anche inerentemente alla comunicazione, ormai insomma, il marketing si allarga a tutto, forte anche la rete. Ma in che cosa consiste questo servizio che date alle aziende? Ma parliamo proprio dall'esigenza, perché era nata questa divisione, perché essendo io una persona che viene da quella, sono sempre stata solo nel marketing, il marketing sempre di più sta diventando, eravamo dei piccoli imprenditori, quindi ci occupavamo di prodotto, di stock, anche di elementi come dei piccoli imprenditori, quindi e questa cosa faceva in modo che gli strumenti di marketing, quindi i progetti, erano solo degli strumenti e quindi avevamo poco tempo da dedicare a questi progetti, avevamo bisogno però di agenzie sempre di più che non guardassero solo la comunicazione come strumento creativo e basta, ma guardassero all'interno dei nostri progetti con un'ottica di marketing, con gli stessi obiettivi che abbiamo noi, quindi seguissero i nostri piani di marketing, avessero gli obiettivi condivisi con noi e quindi questo è stato il motivo perché le aziende in questo momento ci chiedono sempre di più di condividere i piani di marketing e i loro obiettivi e creare dei progetti che abbiano dei supporti, delle analisi di mercato. Noi, i nostri strumenti di comunicazione che facciamo sono tutti strumenti che vengono analizzati con ricerche, con supporti di dati, non solo creativi, è una parte, è la parte finale, ma la parte più forte, la parte strategica ed è la parte di analisi dei dati. Infatti, diciamo, partite dalla possibilità di analizzare lo scenario di mercato fino all'analisi dello scenario competitivo e ancora lo scenario di comunicazione, servendo anche le piccole e medie imprese, che sono un po' anche le grandi assenti, no, della comunicazione italiana. Che tipo di aziende prioritariamente si rivolgono a voi? Ma allora, sicuramente piccole e medie imprese, ma anche le grandi, perché no, quando hanno un obiettivo all'interno del loro piano di marketing, lo condividono con noi e insieme progettiamo. Sicuramente le grandi aziende hanno strumenti differenti, alle piccole hanno bisogno anche un piccolo ufficio marketing esterno che possa lavorare per loro e con loro, come se fosse un piccolo product manager all'esterno. Avete già all'attivo dei clienti, cioè state lavorando su progetti concreti? Sì, sicuramente. Noi lavoriamo per esempio per Trend, che è un'azienda di mosaici e di agglomerati e di rivestimenti, che per loro ci occupiamo di marketing e quindi tutte le strutture, le strategie le condividiamo con loro. Quanto costa, insomma, perché in un momento di budget ristretti sembra che la consulenza serva ad aumentare costi su costi. In realtà, insomma, quanto fate pagare questo servizio e soprattutto come lo giustificate in termini di ritorno dell'investimento? Allora, sicuramente il discorso dei costi è un discorso che viene analizzato insieme all'azienda e quindi a seconda del progetto e del budget a disposizione vengono creati. Sicuramente gli strumenti sono in linea con i costi. I costi sono assolutamente in linea col progetto, quindi dipendono dal progetto, più un progetto complicato, più insieme si fa anche magari a step se è necessario. Come si integra poi questo tipo di servizio di analisi con il restante diciamo, il servizio di comunicazione AIDA? È assolutamente sinergico perché la prima parte di analisi e strategia viene fatta dal reparto marketing, ma poi senza uno strumento di comunicazione noi lavoriamo insieme ai nostri colleghi, siamo dei reparti separati solo dagli obiettivi diversi di comunicazione, ma noi ci occupiamo di strategia e loro mettono in pratica la strategia attraverso delle azioni di comunicazione, quindi siamo assolutamente uniti, noi tutte le settimane ci vediamo 3 volte e condividiamo e facciamo continui brainstorming insieme, perché loro hanno la conoscenza di un target diverso dal nostro e noi conosciamo bene il consumatore. Quali sono i problemi più ricorrenti che hanno oggi le aziende in termini di marketing? Sicuramente la distribuzione è un fattore fondamentale, cioè le sinergie con altri produttori che hanno magari prodotti simili, complementari oppure succedanei con cui si possono fare delle azioni comuni, quindi cercare per esempio dei partner per riuscire a trovare dei progetti condivisi con costi inferiori.
all'estero, guardate, insomma, uno dei problemi anche della piccola e media impresa, visto che il mercato del futuro sarà quello, insomma, oltre Alpe, se non addirittura oltre oceano, visto che parliamo di extra UE anche, e aiutate queste aziende anche ad affrontare appunto l'export, partendo insomma da una presenza efficace ed efficiente in internet, allargando poi a trovare partner giusti e stranieri. Diciamo che il nostro mondo ormai non è più possibile, quindi non è solo AIDA che non può non tenere conto del discorso globale. Tutti i nostri progetti hanno un'ottica internazionale, sia se le aziende sono italiane, quindi per uscire e trovare delle sinergie negli altri paesi, sia al contrario se un'azienda è estera e vuole entrare nel mercato italiano. È fondamentale per AIDA, ma per chiunque entri ormai nel mondo della comunicazione e del marketing, non dimenticarsi che ormai l'Italia è solamente una regione del grande mondo. Come internet e la rete hanno cambiato il marketing? Insomma, tutto quanto si riferisce all'ascolto anche di quanto delle conversazioni, no? Che avvengono in rete sposta, e quanto le aziende sono pronte o capaci di farne frutto a loro vantaggio? Allora, sicuramente ha cambiato tantissimo. Parlo del mio reparto, che ha sicuramente a disposizione i dati che prima non era assolutamente possibile avere, perché bisognava studiare, analizzare, andare in biblioteche, chiedere a tutti, diciamo, alle aziende di darci dati. In questo modo invece, grazie a internet, noi abbiamo tutto in mano, e quindi questa è la prima cosa. Dall'altra parte, le aziende non possono non rendersi conto che ormai il consumatore, quando entra in internet, può conoscere tutto, può entrare con un'esigenza per chiedere di un prodotto e poi uscire e scoprire tutti i competitor senza quasi accorgersene. Quindi nessuna azienda può non tener conto del fatto che un consumatore, quando entra nel mondo internet, ha tutte le informazioni a disposizione. Dipende dalla sua diciamo conoscenza del mondo internet, che però acquisisce di volta in volta entrando, fa esperienza entrando. Quindi un'azienda deve tenere conto di cosa succede alla sua azienda appena un consumatore entra e chiede o il suo competitor o il suo prodotto o qualsiasi cosa. Noi le aiutiamo a seguire percorsi, per esempio, quindi per noi il reparto anche digitale è fondamentale.